Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questa playlist chiamata Disegniamo Insieme, in cui vado a vedere un po' i vostri disegni, quelli che avete postato nella community di Google Plus, e disegniamo insieme a Marionetta Matta. Vediamo un po' che disegni avete fatto. Eccoci qua. Allora, il primo disegno che mi colpisce è quello di Maria Sofia Stufara, che non conosco, probabilmente sarai entrata da poco. Comunque, benvenuta. E devo dire che questi due disegni che hai postato uno appresso all'altro sono uno più bello dell'altro, devo dire che mi colpiscono particolarmente, hai veramente uno stile tutto tuo. Però quello che mi colpisce di più è senz'altro questo, quello dell'anziano signore. Guardate che bello, è disegnato totalmente con le penne, penna verde, rossa e nera. Devo dire è eccezionale, mi piace davvero tantissimo. Complimenti. E passiamo al disegno di Anime Ita. Questo è il suo primo o sì, come scrive appunto nel commento. Si chiama Haruki ed è mezzo umano e mezzo cyborg. Infatti, come vedete, non ha un occhio, insomma, quella parte è praticamente stata distrutta e si vede, si dovrebbe vedere dietro, insomma, la tecnologia, del cyborg. Davvero complimenti. Tra l'altro, domani nella lezione del corso di disegno utilizzerò come esempio proprio un cyborg, lo scoprirete domani. E subito dopo abbiamo un altro bellissimo disegno, quello di Frederick the Clockmaker. Guardate che bello, rosa e azzurro, lo ha chiamato così. Anche questo è un disegno fatto a mano, creato in uno sketchbook, perché al lato vedo gli anellini, quelli di metallo classici degli sketchbook, vero? Davvero molto simpatico anche il tuo disegno, è ben fatto naturalmente. E poi abbiamo il disegno di Raffaele Passaro, o Passaro, non lo so, scrivimi in un commento qui sotto come ti chiami. Questo è un disegno di Mariah Carey, lui ha inserito tutta una serie di hashtag per essere preciso. Ottimo lavoro, davvero molto bello questo disegno, un disegno realistico. E l'unico consiglio che mi sento di darti è la prossima volta cerca di allargare un pochino di più l'immagine, perché devo dire che più di così non riesco ad allargarla, quindi è venuta un po' piccolina. E poi abbiamo un bellissimo disegno di Dronax, Mattia Betti. Guardate che bello questo disegno. Devo dire che Mattia, io ti conosco dai tempi del primo volume del corso di disegno manga. Devo dire che stai facendo dei progressi eccellenti. Continua così perché veramente questo disegno è molto bello, molto curato in ogni dettaglio, partendo dalla posa per arrivare alla struttura del personaggio, ma anche al suo abbigliamento molto steampunk, devo dire che è eccezionale. Ma anche il disegno di Valeria Magnano è molto molto bello. Lei dice una cosa: voglia di disegnare 100%, ispirazione 0%, autostima meno 100%. Ascoltami Valeria, io ho fatto un video apposta per chi ha perso l'ispirazione, come poterla ritrovare. Si fanno degli esercizi un pochino pratici che possano appunto permetterti di ritrovare quella verve. E comunque non ti preoccupare, la perdita dell'ispirazione è una cosa che capita a tutti, quindi stai tranquilla. E per quanto riguarda invece questo disegno, devo dire che è molto molto carino. E guardate quant'è dolce, quant'è simpatico questo disegno di Human Anime. Allora, andiamo a vederlo. Questo è un disegno CBD. Non riesco a leggere il nome, quindi non riesco a capire molto bene chi è il personaggio. Probabilmente non lo conosco, però è davvero molto molto carino. Scrivimi chi è in un commento qui sotto. E poi abbiamo il disegno carinissimo di Sabrina Luciano, che dice che non le piace colorare, ma le piace molto disegnare. Peccato che tu l'abbia inserito così, storto, però la prossima volta magari facci un pochino di attenzione, dovresti girarlo, ruotarlo, c'è la possibilità di farlo quando lo stai inserendo. Così almeno lo possiamo godercelo per bene. Comunque complimenti Sabrina, hai fatto veramente un bellissimo disegno. E abbiamo un grande ritorno da Amber De Haga, ti conosco dai tempi dei contest. Tu fai davvero dei bei disegni, mi piace tantissimo il tuo stile. Ecco qui il tuo ultimo disegno, che mi ricorda a tratti Trigun. Non so se ti sei ispirato proprio a lui, però tu l'hai chiamato Vash the Stampede, magari è un personaggio che esiste di un cartone animato, non lo so. Scrivimi in un commento, io non conosco onestamente questo personaggio, o forse è proprio quello di Trigun che si chiama così e non me lo ricordo. E poi abbiamo il disegno di Sylvie Ars, che non è molto soddisfatta della sua creazione, però ha fatto questo disegno totalmente in digitale. Guardatelo un po', secondo me è carino, non è venuto male. Quello magari che posso consigliarti è la prossima volta disegnaci intorno una cornice,
così da delimitarlo un pochettino. Magari ci inserisci con Manga Studio o con qualche altro programma sullo sfondo un pochino di retini, che ne so, qualche fiorellino o quello che vuoi tu, delle piume, eccetera, e vedrai che il disegno assumerà una migliore struttura, eh? Questo è il consiglio che mi sento di darti. E poi abbiamo Natsu98 che ha fatto un bellissimo disegno chibi di L di Death Note. Guardatelo un po', è carinissimo, eh? Davvero molto bello. Complimenti, Natsu98. Ma anche il disegno di Chris97 non è da meno, è davvero molto bello. È una versione femminile di Ruffy di One Piece. Guardate un po'. Davvero fatto molto bene, mi piace tantissimo come lo hai disegnato, ancora di più come lo hai colorato. E poi abbiamo questo disegno molto dolce di Kami Ghibli 98 che ha fatto praticamente questo disegno con gli acquerelli. Guardate che bello, molto bello. Devo dire che mi piace molto questo stile, mi piace molto anche, diciamo, questo approccio al disegno molto molto paterno, questo padre che si trova praticamente al cospetto del figlio, o il contrario, fate voi. Poi io amo particolarmente gli acquerelli perché per un grande periodo della mia vita ho colorato proprio coloravo con quelli. E poi abbiamo un bell'occhio di Rangina Erita, eh? Guardate che bello anche questo fatto con gli acquerelli. I See Galaxies. Il nome dice tutto praticamente. Guardate che meraviglia, eh? Questi occhi fatti veramente come se fossero una costellazione verso l'infinito e oltre, eh? Rangina Erita, veramente bello. Ragazzi, potrei dilungarmi ancora per ore, però il tempo è terminato e quindi direi di andarci a vedere i più cliccati della scorsa settimana. E questa settimana ne vediamo ben due perché è arrivato anche quello di ieri e quindi possiamo vederli tutti e due. Intanto ringrazio sempre Kyron e Singwolzone per l'ottimo lavoro che svolgono nel portare avanti questa simpaticissima e utilissima, secondo me, lista dei più cliccati della scorsa settimana. E il 19 settembre al terzo posto abbiamo il disegno di Cryptafenis con 64 like, eccolo qua. Purtroppo è venuta l'immagine un pochino piccolina, cerco di allargarla in fase di montaggio. Spero che si possa vedere per bene. Mentre al secondo posto abbiamo il disegno di Anna Sassi che ha ricevuto 81 like. Anche qui però lo vedo in piccolino. Che è successo, Kyron? Come mai non si allargano queste immagini? Peccato, anche questo è davvero un ottimo lavoro, eh? Lei sta ricreando nella sua particolarissima versione tutti i personaggi di Kuroshitsuji, eh? Speriamo che il numero uno si riesca a vedere il disegno di Schizu Quarto con 91 like. Questo si vede già un pochino meglio. Guardate che bello, meraviglioso, un disegno fatto con i fa creato a mano, credo, e colorato con i Copic. Davvero un ottimo lavoro, è meraviglioso. Qui siamo ad altissimi livelli, eh? Complimenti, complimenti a tutti. E adesso andiamo a vedere invece i più cliccati di questa settimana, usciti proprio ieri, eh? Quindi al terzo posto abbiamo il disegno di Alexia Laus che ha 76 like. Guardate che bello. Davvero carinissimo questo disegno, sia per come è stato strutturato, sia per la colorazione del personaggio e anche per lo sfondo che è molto particolare, però comunque sia ci sta alla grande. Complimenti. Mentre al secondo posto abbiamo il disegno di Freisca con 79 like. Questo disegno è stato fatto addirittura su un foglio a quadretti, mentre si fa a punti di matematica addirittura. Ed è venuto benissimo, un capolavoro, devo dire, eccezionale. Complimenti davvero. Mentre al primo posto abbiamo di nuovo Cryptafenis, stavolta con 83 like. Eccolo qui il suo disegno, sempre piccolino, non so perché. Va bene, comunque ce lo guardiamo un pochino ingrandito in fase di montaggio. Spero che si veda bene. Comunque questo disegno è eccezionale, ragazzi, è veramente fatto bene. Non solo è strutturato benissimo, i disegni di Cryptafenis ormai abbiamo imparato a conoscerli e sono stupendi, ricchissimi di dettagli, ma come vedete ci sono anche questi petali di rosa blu che vengono praticamente sparsi in tutto lo sfondo e che appunto creano anche quella sfumatura in primo piano. Davvero molto molto bello. E siamo giunti anche oggi alla fine di questo viaggio, che ci ha visto entrare un po' nel vivo dei vostri disegni. Ragazzi, continuate a disegnare, continuate a inserire le vostre creazioni e chissà, potrete
la prossima settimana magari essere anche voi inseriti in questa playlist. Per il momento vi saluto, grazie di cuore per tutto quello che fate per Marionetta Matta e un bacio a tutti i matti del mondo. Muah.